Strontati e arroganti, ecco i furbetti dell'ASL mostravano anche il dito medio alla telecamera nascosta quando timbravano il cartellino ai 21 dipendenti degli uffici di Avellino. Sapevano di essere indagati, il manager Ferrante, cacceremo le mele marce. Fonderie Pisano, insulti e aggressioni, momenti di tensione stamani a Salerno davanti alla fabbrica tra manifestanti e operai, picchiati due cronisti e la giovane donna che da giorni continua a presidiare l'ingresso delle fonderie. Bassolino ricorre a Roma, si rivoti nei seggi contestati, l'ex sindaco si è rivolto alla Commissione Nazionale di Garanzia, intanto sono già sei candidati a sindaco a Napoli, il Movimento 5 Stelle ha scelto Matteo Brambilla. Napoli e Vellandia verso la riapertura stamane sopralluogo da parte della Commissione Ambiente del Comune nell'area di Fuorigrotta. Obiettivo riaprire per fine aprile, previste 54 assunzioni. Bomba nella notte, paura a Benevento, attentato intimidatorio ai danni di un'officina specializzata nella riparazione di motociclette in pieno centro, racket e vendetta personale, le piste seguite dagli inquirenti. Gilmour in concerto tra gli scavi di Pompei, prima di Elton John il chitarrista che ha da poco compiuto 70 anni tornerà a esibirsi nella location che nel 1971 ospitò la leggendaria esibizione dei Pink Floyd, appuntamento il 7 e 8 luglio. Buonasera e bentrovati con l'informazione regionale di 8 Channel, lo avete sentito dai titoli di apertura in primo piano lo scandalo dei furbetti del cartellino, lo timbravano e poi uscivano per fare la spesa, sono i fannulloni dell'ASL di Avellino scoperti dagli agenti della squadra mobile, 21 le misure interdittive eseguite questa mattina nei confronti di medici e amministrativi della struttura di Via degli Imbimbo, vediamo. Dito medio alle telecamere, passeggiata all'aria aperta, commissioni al supermercato e caffè al bar. Sono i dipendenti dell'ASL di Avellino che, nonostante avessero scoperto di essere indagati, hanno continuato a delinquere. I furbetti del cartellino sono stati denunciati dagli agenti della squadra mobile su delega della procura di Avellino. Questa mattina sono state eseguite 21 misure cautelari di interdizione dai pubblici uffici, ma altri 20 dipendenti sono indagati nell'inchiesta della procura avellinese. Un sistema criminoso collaudato con la connivenza di medici e dipendenti dirigenti. È stata fatta un'attività di pedinamento e di osservazione, un'osservazione di tantissimi soggetti, perché comunque tutti quelli che prestano attività all'interno dell'ASL saranno diverse centinaia di persone. Una persona che caccia dal portafogli, credo, 3 o 4 badge, li fa passare tutti quanti, mi fa capire che quella persona non sa proprio quali siano le regole e qual è la realtà istituzionale nell'ambito della quale dovrebbe calarsi. Questo poi è l'aspetto. Questo rende particolarmente complicati e difficili il lavoro di contrasto alla criminalità dei colletti bianchi, quella della pubblica amministrazione, che è lo zoccolo secondo me più duro da sconfiggere. Esiste una borghesia medio-alta che delle regole non solo se ne infischia, non solo non le osserva, ma addirittura vuole dileggiarle ed offenderle, come è stato fatto in questa vicenda. Questo poi è l'aspetto per il quale vi abbiamo fatto vedere questa cosa. 21 gli indagati, tra questi almeno un terzo sono medici, ma le indagini della questura non si sono ancora concluse. Noi non ci fermiamo mai, le nostre indagini continuano ancora per scoprire altri episodi, per delineare altre situazioni del genere e anche in altri contesti, non solo in questi dove abbiamo operato in questi giorni. Questi dipendenti infedeli, li chiamo io, che sono convinti in quel modo di truffare soltanto l'ente di appartenenza o l'ufficio di appartenenza. E invece, come poc'anzi dicevo, questi sono atteggiamenti che offendono, truffano, ingannano tutta la società. E a tal proposito è molto duro il commento del commissario straordinario dell'ASL Irpina Mario Ferrante, che dice: fatti gravissimi, la pacchia è finita, licenzierò gli indagati. Anche l'ASL è parte lesa in questa vicenda. Non si può infangare il nome di una struttura sempre prima per iniziative d'efficienza in Campania. Non ci sta il manager dell'ASL di Via degli Imbimbo, Mario Ferrante. A muso duro prende le distanze dai 21 dipendenti finiti nel mirino della magistratura. Andremo fino in fondo per onore di quelli che lavorano onestamente. Non ci può essere alcuna giustifica per le cose che sono successe. E uno che ha un posto di lavoro se lo deve saper tenere stretto stretto. E uno che disdegna il posto di lavoro in maniera così spregiudicata, non ci sono commenti da fare. Mio padre avrebbe detto: è più onesto il tacere. Che si può dire di fronte a una cosa del genere? Capisco pure le persone del popolo, le persone cittadine che sono indignate
per questa cosa. E io pure sono indignato, perché io lavoro dalla mattina alla sera in questa azienda per cercare di dare un significato, per cercare di stare vicino al cittadino. E poi vedere che 21 persone inviciano il lavoro e ci deve far uscire sui giornali, non per la buona sanità, ma per queste vicende, io sono il primo a essere contrario e mi associo al procuratore e a tutti quelli che hanno fatto le indagini, perché pure io mi sento parte lesa, tanto che mi sento parte lesa, queste persone io manderò tutto il danno per le assenze alla procura della Corte dei Conti per i danni erariali, perché noi siamo persone offese, l'azienda è offesa in questo. E proprio per approfondire tutti gli argomenti relativi proprio a questo ennesimo scandalo furbetti nella pubblica amministrazione, vi invito a seguire alle 22.30 lo speciale preparato da 8 Channel con la conferenza stampa appunto del procuratore e della squadra mobile. Cambiamo argomento, parliamo delle tensioni alle stelle che si registrano nelle fonderie Pisano a Salerno. Questa mattina un gruppo di lavoratori ha aggredito i componenti del comitato che stanno presidiando da giorni l'ingresso della fabbrica. Il sindaco Napoli ha espresso solidarietà e condannato fermamente l'accaduto e oggi pomeriggio è stato duramente contestato. Il servizio di Rossella Strianese. Noi abbiamo la guerra, noi abbiamo la guerra. Non poca! Erano le 12 quando un gruppo di operai delle fonderie Pisano è uscito fuori ai cancelli dove da giorni si sono accampate alcune persone in segno di protesta contro la riapertura della fabbrica. Martina Marraffa e altri manifestanti stavano rilasciando alcune interviste ai giornalisti quando è scoppiata la rissa. Da settimane l'impianto di fratte alle porte di Salerno e nel Mirino, i fumi neri dell'acciaieria infestano l'ambiente da anni e per i cittadini della zona questa situazione non è più tollerabile, ma per i dipendenti tutta questa attenzione mediatica rischia di compromettere il posto di lavoro. La tensione è altissima e questa mattina è sfociata in una vera e propria aggressione, ora al vaglio della polizia. Erano circa una cinquantina e ci hanno aggredito, ci hanno rincorso, hanno colpito un paio di persone di noi eravamo una decina, tra cui noi due, diciamo più giovani tra virgolette, poi c'era Martina, un'altra donna e un signore di mezza età, diciamo. Eravamo totalmente indifesi, non ci saremmo mai aspettati una cosa del genere. Hanno buttato all'aria anche gli effetti personali di Martina, ci hanno lanciato le bottiglie di vetro, di birra addosso, io ho ricevuto un calcio e ho dovuto correre per 300 metri, cioè non è stato semplice. Qualcuno è stato ricoverato e ha dovuto ricorrere al... No, perché per fortuna siamo riusciti a dileguarci dalla furia di alcuni operai, però quello che dobbiamo pensare è che veramente poteva scapparci qualcosa di molto più grave, basta vedere i vetri che ci sono stati lanciati, di cui ci sono ancora le tracce lì fuori, il presidio completamente spaccato, tutta la roba gettata all'aria, e dobbiamo ringraziare quei pochi dipendenti delle fonderie o di non so cosa che sono riusciti a fermare la furia di queste persone. Quello che ci tengo a dire è che questa è la riproposizione di una guerra tra poveri che in questo momento nella nostra società si ripropone a più livelli e a più latitudini, e questo è inaccettabile. In questo momento c'è bisogno che tutta la società civile salernitana si accomuni e si stringa attorno a questa battaglia che deve finire. Apriamo adesso un'ampia pagina dedicata alla politica, cominciamo da Napoli stamane. Come preannunciato, Antonio Bassolino ha presentato il terzo ricorso sulle primarie. L'ex sindaco si è rivolto alla Commissione Nazionale di Garanzia chiedendo che si torni a votare nei seggi contestati. Vediamo. Ora tocca a Matteo Renzi ricucire la ferita delle primarie di Napoli. Il premier è stato chiamato in causa direttamente da Antonio Bassolino, che oggi ha presentato il terzo ricorso, stavolta ai garanti nazionali, ed ha avvertito il PD: senza un voto trasparente delle primarie si va verso un suicidio a Napoli. Inutilmente la Valente gli ricorda che l'esito dei ricorsi si accetta. Niente da fare, l'ex sindaco va avanti senza nessuna intenzione di gettare la spugna. Ma verso le amministrative di giugno cominciano a delinearsi le sfide elettorali. I 5 Stelle hanno scelto il candidato sindaco attraverso le comunarie sul web.
276 click su 574 votanti sono stati sufficienti per vincere la partita all'ingegnere ambientalista Matteo Brambilla, nativo di Monza, cognome Lombardo, ma trapiantato a Napoli per amore di una donna. Sarà lui, per anni attivista antidiscariche, l'uomo di Grillo, che dovrà vedersela al momento con l'uscente Luigi De Magistris, con Gianni Lettieri del centrodestra, con Enzo Rivellini di Napoli Capitale e Nunzia Amura del Partito Comunista. Oltre a Valeria Valente del centro-sinistra, resta incerta la posizione di Antonio Bassolino, che potrebbe comunque candidarsi con una lista civica. Ieri ha ricevuto anche l'endorsement di Ciriaco De Mita, che ha detto: tra i candidati Bassolino è il migliore, gli altri sono ex bassoliniani non cresciuti. Mentre non ha sciolto ancora la riserva Marcello Taglialatela di Fratelli d'Italia, che aspetta gli ultimi sviluppi della crisi romana del centrodestra. Questo dunque è il punto della situazione nel capoluogo partenopeo da parte del nostro direttore Pierluigi Melillo. Andiamo adesso a Salerno, dove sono sempre più gli aspiranti sindaci dopo che stamattina anche Raffaele Adinolfi ha annunciato la sua candidatura. Ma cosa chiedono i futuri amministratori della città? Sentiamo. Viabilità, servizi pubblici, maggiore investimento sulla risorsa mare. Ecco le richieste dei salernitani al nuovo sindaco. A giugno si vota, vediamo che cosa gli chiederebbero. Chiederei di continuare quello che ha fatto De Luca e di portare avanti tutti i progetti vecchi che ci sono. Non ci sentiamo sicuri, diciamo. Ci sono molte persone esterne che non vanno bene. La città della giudiziaria, quella è una cosa che aspettiamo da tanti anni. Sappiamo che i fondi vanno, vengono e che c'è questo grosso problema, però sarebbe bene. Più protezione dalla delinquenza comune. Più servizi, la viabilità soprattutto. Se lei guardi per questo corso, per esempio, non si può più camminare, specialmente quando piove, è una pozzanghera completa. Il lavoro deve vedere come creare il lavoro, perché è importante, col lavoro si fa tutto. Di mettere più attenzione a creare strutture produttive, perché si spende dopo aver prodotto e avere uno stipendio. Prima di tutto il lavoro, che non c'è assolutamente per questi giovani invisibili, la sicurezza, l'ordine, la pulizia, non si capisce più niente. Ha fatto tanto quello che se n'è andato, certo con le varie contestazioni, però se viene sostituito da una persona che è altrettanto valida, che almeno non riposa sugli allori, sarei comunque contenta. La pulizia, quello c'è sempre da fare, ma bisogna cambiare più la mentalità delle persone, anche per quanto riguarda il traffico, anche per possiamo inventarci le stelle, altre stelle, ma il problema rimane sempre lo stesso. Queste le impressioni dunque che abbiamo raccolto a Salerno, ma il nostro Andrea Caruso ha sentito anche gli elettori beneventani, anch'essi chiamati al rinnovo del Consiglio Comunale, pulizia, decoro urbano e desertificazione del centro storico, i temi più gettonati. Sentiamo. Spina dorsale di Benevento, il corso Garibaldi, è anche il nervo scoperto che duole ai cittadini del capoluogo sannita. Un vero e proprio deserto lo definiscono i più, per la poca vivacità e le vetrine tristemente vuote. Un malato in stato comatoso avanzato che necessiterebbe di una generale rivitalizzazione. Ecco quale dovrebbe essere uno dei perni dei programmi elettorali dei candidati per la prossima campagna elettorale. La cosa che dovrebbe andare a Benevento è che devono curare più i centri storici. Magari qualche evento in più, ecco. Anche per valorizzare noi studenti di musica, sarebbe il top, insomma. Oggi è una giornata emblematica, guardate quanta gente circola. Il centro storico è abbandonato da tutti. Oh, questo sta in agonia qua, siamo solo i pensionati che circoliamo per il corso. Non c'è vita, non tanto per noi che siamo pensionati, ma per i giovani, perché nessuno aveva città. Togliere queste barricate che stanno proprio di fronte al Duomo, che sono assolutamente antiestetiche. Eppure alla richiesta di un'opinione davanti a telecamere e microfono sembrerebbe tutt'altro. Cittadini indaffaratissimi per lavoro e commissioni, orde di forestieri e quindi a digiuno di conoscenza dei problemi che passeggiano per l'arteria pedonale di Benevento. Non è un caso se le nostre interviste vedono per protagonisti soprattutto gli over 60. Sono loro stessi ad affermare per primi che Benevento non è ormai un paese per giovani, abbandonandosi a scoramento, rassegnazione e sviduppo nei confronti della classe dirigente. La poltrona è bella, però
ed essere pure bella la città. Li votiamo a questi signori per farci amministrare nel migliore dei modi possibili, però sa cosa io vedo? Che i nostri soldi li buttiamo in continuazione. Un po' di vita alla città, non a noi, per il futuro dei giovani. A sera venite a cambiare se stanno i cannelli a suonare. La politica è fallita e non penso che ci sia molta speranza pure per il futuro. Qua non farà niente nessuno. Qua pensano solo a mangiare. E chiudiamo la pagina politica, cambiamo decisamente argomento. Confermata la riapertura tra il 20 e il 30 aprile del Parco Divertimenti Edenlandia. Questa mattina l'ispezione della Commissione Ambiente del Comune di Napoli. Il servizio. Io confermo, come ho detto anche in passato, l'apertura il 20 aprile. Nel senso che sia chiaro, noi apriamo solamente una parte, che è l'area Kiddy. A parlare Ciro Cangiano, amministratore della società New Edenlandia, che sta lavorando alla ristrutturazione del parco giochi di Napoli. Dunque, tra un mese l'Edenlandia riaprirà e verranno assunti 54 dipendenti. Le attrazioni di Viale Kennedy torneranno così a nuova vita. Questa mattina sopralluogo dei tecnici della Commissione Ambiente del Comune di Napoli per fare il punto sullo stato di avanzamento dei lavori. Tutte rinnovate le vecchie strutture, pronte anche nuove tecnologie utili alla facilitazione dei percorsi e delle nuove giostre. Al di là dell'impegno finanziario stiamo mettendo l'anima qua dentro, abbiamo gettato, come ho detto altre volte, il cuore oltre l'ostacolo, perché in questa impresa, che non è un'impresa diciamo normale, stiamo mettendo tutto quello che si può fare per arrivare diciamo, a riconsegnare ai napoletani, ai nostri colleghi, un parco che sia degno di questo nome. Cangiano però non manca di lanciare qualche stoccata polemica alla politica e ai burocrati per un rallentamento dei lavori negli ultimi giorni. Da parte nostra è tutto pronto, a partire dalle nuove scenografie. Oggi, devo dire, c'è una battuta d'arresto perché aspettiamo che i tecnocrati, qualcuno mi dica che cosa devo fare. Io sono fermo, in questo momento sono, come qualcuno di tempo fa, sono alla finestra. Non posso fare nulla, cioè non posso pensare di continuare ad abbattere, io devo costruire, non posso abbattere, non devo abbattere. E adesso la cronaca, notte di paura a Benevento per un attentato intimidatorio messo a segno ai danni di un'officina specializzata nella riparazione di motociclette in pieno centro. Sull'accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri. Il servizio è di Alessandro Fallarino. Mancavano pochi minuti alla mezzanotte quando un boato ha rotto il silenzio del quartiere Ponticelli a Benevento, dove una bomba è stata fatta esplodere dinanzi ad un'officina di moto. Un botto che ha fatto scattare l'allarme e allertato l'istituto di vigilanza privato collegato al sistema di sorveglianza. Quando i metronotte sono arrivati sul posto c'era ancora il fumo e l'odore acre dell'esplosione. Chiari segni lasciati dalla deflagrazione. Un'intera vetrina blindata andata in frantumi, al pari del cassonetto, dei marmi e della serranda. Sul posto sono accorsi i carabinieri, che hanno poi avvisato il titolare, un 42enne di Benevento, molto conosciuto per la sua abilità di riparatore di motociclette. Un'officina che non è solo un luogo di lavoro, ma anche un vero e proprio ritrovo per gli appassionati delle due ruote. Sono ora in corso le indagini dei carabinieri di Benevento, che hanno ascoltato a lungo il meccanico ed acquisito una serie di elementi utili alle investigazioni. Durante i rilievi i carabinieri hanno anche notato una telecamera installata nei pressi dell'officina, che era stata abbassata probabilmente dai banditi prima di far esplodere la bomba. Le questioni ambientali, nuova mobilitazione del comitato Rinascimare che si oppone al progetto da 70 milioni di euro della provincia di Salerno contro l'erosione costiera. Così uccidete l'ambiente e il turismo è il grido di battaglia delle associazioni. Vediamo. Un secco no al maxi progetto da 70 milioni di euro immaginato dalla provincia di Salerno per il ripascimento delle spiagge del litorale attraverso la costruzione di 42 barriere di massi sulla tratta che va da Ponte Cagnano a Pestum. Il comitato Rinascimare, che racchiude 7 sigle associative ambientaliste, ha ribadito la propria contrarietà all'iniziativa nata per fronteggiare il fenomeno dell'erosione costiera. Noi diciamo no, ma non perché siamo il partito del no, assolutamente. Abbiamo studiato questo progetto.
progetto, sono 3 anni che studiamo questo progetto, che guardiamo anche nelle altre regioni che cosa è successo dopo che hanno costruito barriere rigide. Pensiamo che il nostro territorio ha bisogno di valorizzazione, non di svalorizzazione, soprattutto spendere 70 milioni di euro per distruggere una costa ci sembra veramente assurdo, anche perché poi in realtà il problema dell'erosione esiste a Ponte Cagnano, in realtà è a Ponte Cagnano e a Battipaglia, ma Eboli e Capaccio non hanno questo problema grave dell'erosione, tanto da dover realizzare delle strutture rigide così. Per quanto riguarda i comuni dove invece, appunto, come vi dicevo, c'è l'erosione, quindi Ponte Cagnano e Battipaglia, le soluzioni ci sono, sono l'arretramento controllato di strutture balneari e della strada che ormai, avendo con Ponte Cagnano una versana, non ha più bisogno di sussistere. Quindi a questo punto una riqualificazione anche urbanistica a Ponte Cagnano e a Battipaglia potrebbe essere la soluzione al problema dell'erosione e in più anche valorizzare un territorio. Parliamo adesso del caso autostazione ad Avellino. Sono esasperati i residenti della zona da 30 anni in attesa della delocalizzazione del terminal a Via Colombo, costretti a vivere con finestre chiuse tra smog e traffico. Intanto a Palazzo di Città si cercano soluzioni. Il punto della situazione nel servizio di Simonetta Iappariello. Smog, traffico, finestre chiuse, i residenti di Piazza Kennedy e dintorni sono esasperati. Si attende da 30 anni la delocalizzazione del terminal dei bus a Via Colombo. Qua la gente sta con i balconi chiusi, non apre mai perché invece di entrare aria pulita entra aria sporca. La zona è diventata invivibile. D'inverno i pullman vengono messi in moto almeno 3/4 d'ora prima della partenza per riscaldare i cosi. Ed è un rumore assordante, sembra sano, ma l'inquinamento è tantissimo. L'aria qua è pesante per me. Questa è una città che è destinata proprio a finire, guardi, sotto tutti i punti di vista. I pullman, e quando se ne andranno di qua? Non lo so. E proprio questa mattina a Palazzo di Città c'è stato un incontro tra gli amministratori e i vertici dell'AIR. Questa questione sarà affrontata anche nei prossimi giorni attraverso, io preannuncio anzi, attraverso un'ordinanza del sindaco che interverrà su una serie di aspetti, e cioè l'emissione degli impianti di riscaldamento, la riduzione del traffico veicolare privato, il divieto di abbruciamento degli residui vegetali e una serie anche di provvedimenti riguardo al traffico veicolare pubblico. L'indirizzo è quello di spostare il traffico veicolare pubblico verso l'autostazione entro il 2017. Per quanto riguarda Via Carducci, c'è il doppio senso a Via Carducci, sicuramente è probabile che abbia creato un po' di problema alla rotonda, ma comunque ha consentito uno snellimento del traffico. Dopo la notizia del concerto di Elton John agli Scavi di Pompei, apriranno un altro grande musicista del panorama mondiale, David Gilmour, chitarrista e cantante dei Pink Floyd, che si esibirà il 7 e 8 luglio. Paola Iandoli. Dopo la notizia del concerto di Elton John, un altro protagonista assoluto del panorama mondiale della musica arriva agli Scavi di Pompei. 45 anni fa il terreno dell'anfiteatro lo calcò come chitarrista dei Pink Floyd. Tra qualche mese David Gilmour tornerà sul luogo che fece da cornice a uno dei documentari rock più famosi di sempre, il Live at Pompei, per una doppia data dal vivo i prossimi 7 e 8 luglio. A darne notizia con un tweet è stato il ministro dei beni culturali Dario Franceschini. Accordo raggiunto, scrive. Dopo 45 anni Gilmour tornerà a suonare a Pompei. Rimane da chiarire quale sarà effettivamente la location esatta che ospiterà gli show dei due colossi britannici. Il Live at Pompei del 71, ripreso presso l'anfiteatro, non fu un vero e proprio concerto, ma un'esibizione dal vivo ripresa da una troupe cinematografica in vista della realizzazione del documentario. Da allora la struttura non venne più concessa dalla sovrintendenza per eventi musicali, che vennero dirottati presso il vicino Teatro Grande, sempre nell'area degli Scavi, ma in una zona differente dell'area archeologica. Altra data da segnare in calendario, quella del 5 maggio, giorno del ritorno del premio Strega a Benevento, nel servizio di Andrea Caruso, l'intervista a Stefano Bellonci, direttore dell'omonima fondazione.
appassionati della lettura comincino a cerchiare in rosso la data del 5 maggio. L'appuntamento è al Teatro Massimo di Benevento, dove per l'ottavo anno di fila ci sarà il vernissage della dozzina finalista al premio Strega. Si rinnova dunque la partnership tra il Comune di Benevento e la Fondazione Bellonci, organizzatrice della manifestazione che attribuisce da 70 anni il più importante premio letterario italiano. Sarà una delle uscite ufficiali dei candidati al premio, candidati che conosceremo soltanto a metà aprile, e presto torneremo qui a Benevento con tutta la dozzina. Come accade ormai dal 2008, è una delle consuetudini a cui teniamo di più nell'organizzazione del premio. Per il 70° compleanno del premio, che porta il nome del celebre liquore beneventano, si pensa in grande, finale all'Auditorium Parco della Musica di Roma anziché al Ninfeo di Villa Giulia, ed anche con iniziative come Stregati dalla lettura si cerca di avvicinare i ragazzi alle pagine dei classici per rendere il libro uno strumento eternamente pop. E ultimamente stiamo cercando di coltivare quanto più possibile i lettori più giovani attraverso per esempio il premio Strega Ragazzi, che assegneremo alla prossima fiera del libro per ragazzi di Bologna all'inizio di aprile, attraverso il premio Strega Giovani, che coinvolge 400 ragazzi provenienti da scuole superiori in tutta Italia, attraverso le altre iniziative della Fondazione Bellonci. Alla Soprintendenza di Salerno si parla invece di arte contemporanea con la mostra Face to Face. Si chiama Face to Face ed è la mostra di arte contemporanea che sarà inaugurata il prossimo 22 marzo alle 18 nel centro storico di Salerno. L'evento è stato presentato a Palazzo Ruggi. Oltre all'autore Ernesto Esposito c'erano anche l'assessore alla cultura Ermanno Guerra e il soprintendente ai beni archeologici di Salerno Francesca Casule. Credo che questo sia un evento veramente di particolare importanza, perché apriamo in una tradizione che peraltro ha già visto le opere dei giorni a Padula e altre manifestazioni di arte contemporanea molto importanti, però apriamo proprio nella città di Salerno un momento di visibilità internazionale, una sorta di zoom out da Salerno al mondo. Quella di Salerno è la terza tappa di una mostra itinerante, incominciata a Bologna, continuata a Napoli al Museo di Capodimonte, e finalmente siamo qui nella bellissima cornice di Palazzo Fruscione, uno dei palazzi più antichi della bellissima città di Salerno. Il titolo della mostra Face to Face parla appunto del confronto di questi nuovi giovani artisti emergenti di tutto il mondo, che ho raccolto in un anno, soltanto in un anno, perché la mostra precedente ne aveva altri 100. Quest'anno siamo a quota 104 di artisti. E questa era la nostra ultima notizia del telegiornale. L'invito ovviamente a restare con noi, dopo c'è il TG Sport. Grazie e buona serata con i programmi di 8 Channel.